mi avete chiesto di fare un video. Io purtroppo il video non lo posso fare, non ho tempo. Quindi ho pensato di farlo mentre faccio le cose che devo fare. Sono Alice Lapino, sono sposato, ho 4 figli. E quando posso do una mano a cucinare, i miei figli mi danno una mano a fare i servizi, mia moglie va regolarmente a lavorare tutte le mattine, si fa scuola come tutte le persone normali di questo mondo. E in più ci dedichiamo a fare politica, perché questo è il bello della diretta, questo è il bello del Movimento 5 Stelle, che noi facciamo i cittadini, semplici cittadini normali, che entrano nelle istituzioni. Però per fare questo ci dobbiamo fare un culo così, un cuore così, almeno per me, perché dobbiamo accudire, lavorare e poi fare politica, stare in banchetti, parlare con la gente e poi... Ora sto in macchina e sto andando a fare una conferenza stampa per il comune di Fisciano. Del comune di Fisciano. Vedete, stanno facendo un'intervista a chi sta facendo l'intervista? Presidente della Provoca. Al presidente della Provoca. Quando riguarda il mercatino delle 5R, sempre in funzione delle 5R come abbiamo sempre fatto nel tour dei rifiuti. Io sarò presente qua. Organizzatore della manifestazione. Organizzatore della manifestazione. Assessore? Assessore alle attività produttive. Ci dispiace. No. Invece lei è? Alessandro organizzatore. Anche lui organizzatore. Quanto organizzatore deve questa manifestazione? Parecchio organizzatore. Parecchio. Quindi come a tutti i rifiuti? Siamo 30 su tutta la regione Campania. Per far acquisire consapevolezza, preparazione e coscienza che per la natura i rifiuti non esistono, pertanto non vanno bruciati. Tra i progetti che saranno lanciati quest'anno anche la creazione di una cooperativa ecosostenibile che si occupi di rifiuti zero, mantenendo forte collegamento con gli imprenditori sani che si impegnano per la riduzione della spazzatura o che producono mettendo la natura al primo posto. Secondo me bisogna guardare avanti e guardare per un futuro che possa essere, come dire, ecosostenibile. Che non significa tornare all'età della pietra o per forza fare il lavoro del contadino, no, noi vogliamo degli uffici ma che non producono rifiuti, vogliamo naturalmente delle amministrazioni che non producono rifiuti, vogliamo delle aziende che magari trasformano quel po' di rifiuto che rimane in una logica dei rifiuti zero per farla diventare materie prime e seconde. Dicevamo la questione di ridurre i rifiuti, è possibile? Sì, è possibile, San Francisco ne è un esempio, una città di 800.000 abitanti circa, se sbaglio correggetemi, però voglio dire... È una città che è paragonabile a Salerno, Nocera e quant'altro messi insieme, riesce a fare un discorso del genere, quindi bisogna lavorare, questo è il assunto, bisogna avere le idee chiare, creare una strategia e avere gli elementi per poterle mettere in pratica.